Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario Luigi Superstar, saga più scagnozzi di Bowser. Nello scorso video ho recuperato due bacche ridoline, la bacca rossa e la bacca rosé. Ora mi manca solo la bacca bianca, quindi devo andare per di qua, che è l'unica strada che non ho esplorato. E vediamo un po' dove si trova questa bacca bianca. Allora, oh cielo, qua ci sono ovviamente nemici che cercano di punzecchiarti alle spalle, anche questo che gli salto in testa però. E lo affrontiamo subito. Oh, tre di loro. Eh beh, vediamo un po'. Eh no, no, no Andre, no, devo stare attento. Io non prendo mai il tempismo con sti cosi, perché la lancia mi dà proprio paura, mi fa paura la lancia. Ecco, però quando ti attaccano con la lancia, che ti attaccano da vicino e non fanno la carica, sono più lenti. Insomma, non iniziamo per niente bene, direi di iniziare andando in alto. Per prendere qualche fagiolo. Ok, fagioli. Ah, anche qui ce n'è un altro. Ottimo. No, andiamo con martello. Magari preventivamente facciamo qualche danno. Non si sa mai. E scendiamo qua sotto. Oi. Mi chiedo perché abbiano messo questa cosa qui. Hanno paura che ci venivamo con la trivella? Non lo so. Un po' strano, mi pare. Allora, qui è chiuso. Aspetta un po', che c'è scritto qua? Fondatore. Ah, ok, apposito amore di Frizzo. Se due remoti premendo Y, le loro anime sono una. Ma non ho capito il problema. E quello non si apre. Quindi devo rifare con Mario qui e premere un'altra volta il martello. E si apre questo. Ma era necessario? Ah. No, non si può. Ah, qua sotto. Semplicemente. Ed ecco fatto. Cosa? Ah no, no, no. Aspetta, rifacciamolo. Bene. Ci siamo. No, cosa faccio? Prendi qua la bacca ridolina bianca. Ok, che poi mi chiedo, no? Cioè, anche io fossi rimasto chiuso qui, qual era il problema alla fine? Nessuno. Allora, Vignardo, ce l'abbiamo tutte le bacche, eh? Un, due, tre. Mi avete portato i tre frutti della bacca ridolina, sono commosso! Bene, potete passare. Andate sempre dritto di qua. E io ora posso dormire. Buonanotte! Buonanotte. Oddio, che paura. Evviva, la strada si è aperta. Noi due riuscendo a passare di qua, ci eravamo nascosti per aspettarvi, evviva. Bene, non perdiamo altro tempo. Avanti. Uffa. Però l'albero non ci ha avvertito. Poteva anche dircelo l'albero, che c'erano due mascalzoni in attesa. L'albero sa tutto. Ah, questa strada è bloccata. Ok, che strano, ma allora di qua cosa? Ah, così. Semplice, semplice, semplice. Che strada strana. Ok. E fungo. Oddio, che effetto strano che c'era qua. Mi sembrava ci stava qualcosa. Eh sì, c'è qualcosa effettivamente, ma. Ah, eccolo!
C'era infatti. Va bene, andiamo avanti ora. Un albero anche questo. Il colmo per un contadino? Seminare il panico. Il colmo per una sardina? Soffrire di claustrofobia. Il colmo per un vegetariano? Essere in carne. Belle battute. Il mio nome è Frizzo. Sì, sono io l'uomo della leggenda, l'uomo che sa far ridere le bacche. Sì, gentiluomini. Infatti, di fronte a voi potete ammirare Nettare Ridolino, una gazzosa sopraffina. Inoltre, sono lieto di annunciarvi che Nettare Ridolino è vostro, potete berlo. Questo Nettare Ridolino. Ci ho lavorato per 1000 anni, raccontando barzellette, aspettando la fermentazione e poi la fermentazione della fermentazione, finché non si ottiene la gazzosa perfetta. La nobile tradizione della gazzosa fa sì che gli ospiti maleducati ne vedranno proprio delle belle. Uno, due, tre! Ehi, questa gazzosa non è una cosa da niente! Noi non siamo di certo alla sua altezza! Non vedo l'ora che Nettare Ridolino mostri la sua grandiosità. Oh, che bello, che bello! La gazzosa brilla! Ma ho fermentato questa gazzosa con le mie barzellette per 1000 anni! Il suo potere non è solo questo! Insisto perché gustiate l'aroma del Nettare Ridolino! Cin cin! Okidoki. Ok, wow! Che botta! Allora, ha uno scudo, immagino, no? Ah, solo la testa? Quindi spada e scudo niente, solo testa. Allora io direi di andare con il martellaccio subito. E invece no. Si difende. Si difende con lo scudo. Quindi devo per forza saltare in testa, mi stai dicendo. Non si difende dagli attacchi in testa. O almeno pare. Quindi è meglio saltare. Eh sì, dai, sempre attacchi fratelli, è normale. Vorrei capire che cosa fa con quel coso, però. Sono molto curioso. Dai, usalo, usalo. Ah, mi ha fregato. Va bene, ci sta. Ho voluto vedere e mi ha fregato. Allora, Luigi. Salto espulsione? No, perché tanto... Oddio, ma sì, ma dai, ma facciamolo, ma chi se ne importa se si difende? Che poi alla fine fa sempre più danno, cioè... Ah, si è rotto... Oh, allora... Vedi? Serve allora. Forse attacca più... Ah, ora attacca più volte, perché rompendo lo scudo ha tutte e due le mani libere di attaccare. Ma con martello quanto faccio? Buono il danno.
Ah, perché salto prima. Aio. Oh, no, mi sa che ora devo saltare invece. E non colpire col martello. Oppure... Non è normale sta cosa. No, che succede? Qual è il mare su... Cosa? Si è ricaricato, wow. Sì, amico mio, dammi il tempo. E allora te lo meriti. Ah, ma guarda un po'. Si fa un grande male così, eh. Ah, perché è basso. Ovvio. Ah no, il salto espulsione però con Luigi funziona, eh. Anzi, no, andiamo con martello. Eh no, però così andrei. Accidenti. Ah, eccolo qua. È andato. Tessera frizzo, interessante. Ed eccoci che saliamo di livello entrambi. Direi di dare a Mario qualcosina in punti salute. Perché per qualche ragione si fa sempre più male lui. E a Luigi velocità. Peccato! Tutte le barzellette che ho raccontato in questi 1000 anni! Scusatemi. Ci hanno diviso. Arrivo Mario. Aspettami. Oh no, sta sotto. Vorrei evitare di affrontare nemici senza Mario, ma non perché non ce la faccio, ma perché dopo il livello si sballa. Ma quello mi lancia le frecce? Ah, pensa un po'. Ciao. Quanta gentaccia. No, qui bisogna saltare. Wow. Una bagger da 50, accidenti. Ma no. Ma questi non sono Mario e quella sua specie di sosia che si chiama Lu qualcosa? Cosa? Cosa è successo? Pare che Mario abbia la pancia completamente piena di nettare e ridolino. Tremendo e disgustoso. Avvertiamo subito Lady Cecia. A proposito, che cos'è nettare e ridolino? Non lo so. La regina se la dorme alla grande.
La regina Fagiolone dorme così profondamente. Avete davvero trovato il mitico nettare Ridolino? Ma oddio, un verme. Ecco il bruco ghigno. Oh, vittoria, vittoria! La regina Fagiolone è guarita! Ecco perché si chiama Fagiolona, non perché era una bodybuilder. Era ora, era da tanto che non riuscivo a ridere. Ben fatto, Lady Cecia. Ma non abbiamo fatto niente, lei. Ah, oh, meno male che ci dà i giusti meriti. Non è merito mio, dovremmo ringraziare Mario e Luigi. Allora, Ghignarda ha rubato sia la voce della principessa Peach che Fagiolo Stella. Tutta colpa mia. Niente affatto. Ma poi, perché Ghignarda avrebbe rubato la voce di Peach e Fagiolo Stella? Il fagiolo stella è un fagiolo magico che ha il potere di far avverare qualsiasi desiderio. Ma per evitare che se ne faccia un cattivo uso, il fagiolo è stato fatto cadere in un sonno profondo. Si dice che per far risvegliare il fagiolo stella sia necessaria una bella voce. Una voce tale può appartenere solo a persone dal cuore puro. E la persona del cuore puro è la principessa Peach. Perciò la strega Ghignarda ha rubato la voce di Peach per far risvegliare il fagiolo stella e far avverare i suoi desideri. La strega Ghignarda vuole dominare il mondo! Meno male che la regina la prende a ridere. Non preoccupatevi, già da tempo le sue intenzioni mi sono chiare. Abbiamo già preso provvedimenti. Siamo molto, ma molto più forti di lei. Mia regina! È arrivato il principe Fagiolino. Proprio al momento giusto. Mario, Luigi, andate incontro al principe Fagiolino. È tutto qui? Ah, va bene, andiamo incontro al principe Fagiolino allora. Principe! Saluti Rossetto e Verdolino. Mi avete davvero aiutato. Finalmente è giunto il momento di completare la mia missione segreta. Principe Fagiolino, grazie per il tuo eroico impegno. Sei riuscito a scoprire dove si trova la strega Ghignarda? Grazie a te. Sì! A sud-est di questo castello si trova un centro studi chiamato Accademia Crepapelle. La strega Ghignarda e si sono infiltrati all'interno dell'Accademia Crepapelle. Certo, l'Accademia Crepapelle è il posto perfetto per far risvegliare il Fagiolo Stella. Stavo giusto pensando di recarmi all'Accademia Crepapelle. Arrivederci. Mario, Luigi, questa è l'occasione per recuperare la voce della principessa Peach. Informerò la popolazione che vi è stato consentito l'accesso all'Accademia Crepapelle. Io vorrei avere nelle persone la stessa fiducia che la regina ripone nel suo reggipetto. Detto questo, direi che è ora di dirigermi. Ma palazzo è cambiato o sbaglio? Ma questo non è uguale a quello che c'è... Uguale, molto simile a quello che c'è sul monte Tiritera. Ah sì, già hanno ricostruito? Accidenti, sono veloci qui, Qui l'edilizia è incredibile. Allora io, prima di concludere, mi farei un attimo un giretto da ste parti. Che cos'è sta roba? Avete sconfitto 100 nemici, voglio sapere la verità. Schivato 100 attacchi? No. Ok, sempre quello di prima. Ah, quindi io posso scegliere... No, che significa? Ah, ma quindi sono cose che sono successe per davvero? Ti do il benvenuto. Vorresti mostrarmi il tuo registro? Sarebbe fantastico. Come? Perché mi interessa? Beh, sa, impegnarsi più del dovuto, comportarsi da eroe. Sono due dei miei hobby preferiti, ci siamo intesi? Oh, ma naturalmente c'è un bel premio per i tuoi sforzi, sempre che il tuo resoconto sia all'altezza delle mie aspettative. Su, forza, mi mostri il registro? Va bene. Ah, però, hai sconfitto 200 nemici. Oh, hai ottenuto 150, fantastico. Hai schivato 100 attacchi nemici? Ah, 20% di blocchi trovati. Oh, roba da annali di storia. Grazie di cuore, ecco il tuo premio. Su, prendilo, ti aspetta di diritto.
Ok, tre nocciole. E il raccoglitore sprinto. E 8 sciroppi e 150 monete, oltre a 3 super funghi. Impegnati un po' di più per la prossima volta. Addirittura. Ora, questo raccoglitore sprint non so cosa sia, ma lo vedrò. Qui cosa abbiamo, invece? Una casa. Qui abbiamo un po' di blocchi, invece, sparsi. C'è anche la televisione, a quanto pare. Nell'isola a destra c'è il potere delle mani? No, non lo sapevo. In basso a destra c'è un luogo in cui le sorelle Medusa insegnano una nuova tecnica a chi possiede il potere delle mani. Lo sapevate? No. Va bene, quindi possiamo andare a destra a imparare il potere delle mani? Che abbiano messo nuovi articoli nel negozio. Oh, potrebbe essere. Ciao! Ah sì, hanno messo il super fungo e le nocciole. Le nocciole effettivamente... Sì, un altro paio ne compro magari. Direi che per questo video è tutto. Nel prossimo andrò all'Accademia Crepapelle per cercare di riprendermi la voce della principessa Peach. E non credo andrà proprio bene. O meglio, non andrà proprio come speriamo. Perché io spero di riprendermi la voce, ma non sarà assolutamente così, immagino. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili e ci vediamo alla prossima. Ciao!